Enrico! Enrico! Venga qui, per favore. Non sono! Venga a dare una sistemata allo studio, prima che arrivino i ragazzi dei provini. Hola, signor Semenzar, stia calmo, che cerchiamo di fare tutte le cose. Io sono tecnico di studio, mica che poi vengano a dirmi che tutto quanto è in disordine, in disordine. Ora, Moscato? No, perché poi viene qui chi deve fare i lavori e mi vengono a dire che tutto non è in ordine. E facciamo le figure, capito? Ora, le mettiamo. E quindi questa la metto a posto io dopo, quando viene il mio amico. Ora, ce ne sono qualcun altro qui. Beh, io andrei perché su con la WIT. Ma Enrico, chi è il prossimo che deve entrare? Certo, Umberto. Umberto Valentina, una cosa del genere. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io mi chiamo Alberto Valentino. Dica, parli pure. Mancherebbe, avevo portato, cioè, se mi sono sentato un attimo, avevo portato una bottiglia. Che cosa? Ora, qui non ruba niente nessuno, Quindi evitiamo di dire ho portato una bottiglia e poi non l'abbiamo portata, Io sono tecnico di studio e il signor Semenzara qui è a conoscenza delle mie buona fiducia, insomma, come si dice, Sì, Merigo, vada pure. Signor Semenzara, io ho portato una bottiglia e mi serviva. Non si preoccupi, il tecnico qui ogni tanto beve un bicchierino di troppo. Bene, allora lei diceva, si chiama? Mi chiamo Alberto Valentino. Come Alberto? Mi hanno detto Umberto, o mi sbaglio? Umberto, sì, scusi. Umberto. Non sa neanche il suo nome, me l'aggravo! Scusi. Io volevo cantare una canzone. Valentino. La bella champagne che appunto... Lei per caso conosce Rodolfo Valentino? Rodolfo Valentino con la nostra famiglia... Menagramo di un menagramo, porta scarogna! Non c'entra proprio nulla con la nostra allora famiglia. Allora lei non ha rapporti con questo Valentino di cui parlo? No, questo Rodolfo Valentino è praticamente uno zio che è in paese che ha un negozio di... Meno male. Canzolaio. Bene, allora non lo nomini. No. Si tocchi... Ecco, si avrei proportato questo che fa pandan con col pezzo che devo fare. Che bella. Ecco. Che bel gatto. Ecco. Come si chiama, diceva? Alessandra. Milù Alessandra. Bene, bel soprannome. Bene, giovanotto, sì. Spero che sia in forma lei, perché io ho passato la notte in bianco. Bene. Il mio tecnico mi ha fatto disperare. Bene, posso cantare? Assolutamente. Lei mi dà il tempo. Certo. Uno, due, tre. Za 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 za. C'è qualcosa che non va? Giovanotto. Non lo so, ho sentito. Non si preoccupi. Zan 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 zan. Giovanotto, la conosce o non la conosce? No, che sento dei rumori, non vorrei che il gatto. Io non sento niente. Continui pure. Zan 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 zan. Giovanotto, non si scoraggi. No, io no, è qualcuno. Barbera e champagne. Per cortesia, Giovanotto, non ho tempo da perdere. Stasera brindiamo. Brindiamo. Mano. Stromo. Zazza. Giovanotto, ci deve essere qualche problema tecnico, io no? Sì, sarà finale, c'è finale. Za 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 za.
Noi avremo finito, andremo. Bene. Bene, io le chiedo un'ultima cosa. Da dove viene? Veniamo da Como. Da Como. L'ha scritta lei la canzone. Oh, molto bella. Grazie. Arrivederci. Arrivederci a lei. Grazie. Menagramo. Menagramo di un menagramo. Porta scarogna. Menagramo. Merigo! Merigo! Qui c'è la bottiglia di vino. Merigo! Ah! Signor Caccante! Buono! Però ormai il moscato se n'è andato, diciamo. Ho dovuto metterlo via.